Perché è importante leggere un libro del genere e cosa si impara? Si impara che in un certo senso non c'è tanta differenza e tanta distanza tra l'Occidente e l'Oriente, e quindi se non fosse stato per la colonizzazione, per quel periodo della colonizzazione e anche gli effetti successivi, probabilmente non c'è uno scarto così profondo tra le donne nei paesi occidentali e le donne nei paesi islamici. Questo è un lavoro di gruppo, comprende circa 11 paesi, parla del protagonismo delle donne all'interno dei paesi islamici, ma visto dagli esperte e dall'interno di questi paesi. Invece per quanto riguarda i fondamentalismi, quindi l'Islam è contrario sostanzialmente a questa rigidità. Ci sono paesi dove però oggettivamente la condizione della donna è resa inferiore rispetto a quella dell'uomo. Allora, è vero che ci sono molti nodi da sciogliere all'interno della religione islamica per quanto riguarda la situazione giuridica delle donne, ma questo non significa che non ci sono degli studi, non ci sono dei movimenti che vogliono andare oltre questi pregiudizi o queste forme di discriminazione. Il protagonismo delle donne in terra d'Islam, un titolo che insomma promette molto. Sì, ma infatti ho tentato di sfatare il luogo comune che le donne musulmane sono chiuse in casa e sono analfabete o cose di questo genere. E spero che il libro abbia avuto successo, che le cose che abbiamo fatto siano servite, perché è una cosa tremenda che non si capisca, anche per noi. In Iran in questo momento le donne sono presenti in tutte le situazioni, come dire, scientifiche. Hanno in mano il potere della scienza, sono loro che hanno fatto le materie, per esempio, non so, contro la bomba atomica, contro tutto questo tipo di cose. Più degli uomini, e pensi che hanno dovuto mettere nelle università il numero chiuso per le donne. Cioè, c'è davvero una porta che divide i due sessi, però è una porta che non privilegia il maschio soltanto in certe cose che sono maschili. Ecco, come dire, no? Vai a fare la guerra e la vai a fare tu, però le donne sono potentissime in Persia. Quelle donne dell'alta borghesia sono quelle che governano il paese, nei fatti.